Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla dall'Alta Terra di Lavoro, da Cassino. E anche questa sera staremo per la nostra ora insieme per parlare di storia, la storia identitaria, la storia insorgente, la storia napoletana. E toccheremo un argomento molto molto delicato che è balzato alle cronache nell'ultimo periodo, grazie a un personaggio molto molto particolare. E come nostro solito mi faccio precedere da un brevissimo video. Bene, avete visto questo video, sicuramente avete riconosciuto l'argomento di cui parleremo da qui a poco e avete anche conosciuto il personaggio che sarà protagonista di questa serata e del libro che ha scritto. Parlo di Giuseppe Gangemi. Buonasera, professore, professor Gangemi, come state? Sto bene, buonasera a tutti. Eh Tutto bene? Ha iniziato bene l'anno? sì, questo l'ho iniziato tranquillo, diciamo, in casa. Come tutti, Come non è un problema tutti. questo. Beh, professore, voi sapete che avete scatenato per noi, è come se fosse venuto l'angelo caduto dal cielo perché la Vulgata dominante ha messo in campo i suoi migliori pezzi da 90 televisivi che ho ribattezzato i Fedez di Rai Storia, quindi parlo del Alessandro Barbero, che sarà l'ultima volta che adesso lo nomino, perché lo chiamerò Fedez e Rai Storia, ma soprattutto perché ha messo dei paletti molto molto importanti su una tragedia che è vera, è reale, ed è la tragedia di Fenestrelle. E prima però di andare sull'argomento, ci dica un po' perché siete un professore, il vostro no cognome è sicuramente siciliano, è sicuro, però brevemente la vostra storia e cosa ha fatto fino ad ora come studioso, come ricercatore e come docente. Bene, diciamo che il cognome è siciliano, in effetti è originario di Giarre, però io sono calabrese perché il cognome si è un po' diffuso dalla Sicilia. Mi sono laureato all'Università di Messina molto molto tempo fa e poi ho cominciato la carriera di studioso a Catania, all'Università di Catania, dove sono stato 19 anni interessandomi di sottosviluppo meridionale e affrontando il tema di come sviluppare l'economia meridionale. E per una serie di motivi ho fatto delle ricerche anche nel nord, individuando alcune regioni o province in cui, pur essendo più o meno simile la partenza al 1860, queste province ce l'avevano fatto. Cercavo la ricetta che avevano utilizzato. Mi sono fatto delle idee, non necessariamente sono diventate quelle alla moda, come giustamente lei ha sottolineato, e mi hanno creato grossissimi problemi. Non entro in merito di questioni, di che tipo di problemi, eccetera. Diciamo che me ne sono fatto un po' una malattia e per uscire fuori, è un medico mi ha detto cambia aria. Dopodiché ho cambiato aria per un poco. Ogni volta che tornavo a Catania sentivo questa situazione opprimente e allora ritornavo a cambiare aria. Conclusione, alla fine io mi sono sposato con una signora lombarda e ho vissuto per molti anni al nord finché non sono riuscito a trovare il modo di trasferirmi da Catania a Padova. Ho passato gli ultimi 30 anni di attività accademica e scientifica a Padova, dove ho continuato a fare studi sul meridione, solo che li facevo da lontano. Ho scritto molto di soluzioni politiche perché sono sì identitario meridionale, nel senso che mi riconosco come meridionale una identità nazionale,
ma nello stesso tempo non voglio mettere in discussione, diciamo, l'unità costituzionale dello Stato, e la mia proposta è stata quella federalista. Sono diventato uno studioso del federalismo, per molti anni mi sono interessato di federalismo come, diciamo, strada per rilanciare l'economia del meridione. In questo ho scritto molti libri, la gran parte della mia attività. Negli ultimi anni ho sentito proprio forte, dopo il 2010, l'interesse per questo dibattito sulle vittime. Ora, confesso che io non mi sono mai interessato delle vittime combattenti, diciamo dei briganti, in quanto avevo percepito che più importante del loro ruolo potessero essere le vittime, diciamo, di quella che è la mia posizione anche personale, quello del resistente passivo. E quindi ho cercato ad un certo punto, diciamo grosso modo nel 2014, dopo l'uscita del volume di Barbero, Alessandro Barbero, ho cercato di studiare questi resistenti passivi, oppure le vittime, diciamo cosiddette innocenti, le vittime della legge Pica. Ho fatto una serie di indagini cominciando a cercare in alcuni archivi di Stato, prima a Livorno, poi a Potenza, poi a Torino e in altri archivi di Stato. Praticamente ci ho messo 6 anni di queste ricerche, dedicando tutto il tempo libero che potevo trovare e passando centinaia di giorni dentro questi archivi, entrandoci la mattina appena aprivano, con una pausa di mezz'ora per mangiare e uscendo quando mi buttavano via. Ecco, Quindi, da questo è nata una quantità enorme di dati che ho raccolto. La prima metà di questi dati li ho già pubblicati in forma di libro, in cui ho scritto delle vittime militari, cioè le vabbè, persone che questa non parte. hanno scelto la lotta armata, si sono presentati in caserma, ma hanno assunto un atteggiamento, diciamo, di coerenza e di dignità e anche di rispetto della propria religione, perché hanno detto: c'è un solo Dio, Un solo quindi c'è un popolo solo e un solo re, re. quindi c'è un solo giuramento al re. Noi non possiamo essere spergiuri giurando per un altro re che non è quello per cui abbiamo già giurato. Arriviamo un attimo dopo a questo. Quindi, professore, mentre voi parlavate, a me veniva in mente Nicola Zitara, che è un altro vostro illustre Sì. conterraneo, però non avete le posizioni, diciamo, radicali come le sue. Non Sono profondamente ammirato e ho un debole per Nicola Zitara. Io credo che quando tutto il mondo identitario napoletano deciderà di prendere come stella cometa le teorie di Nicola Zitara, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Però anche le vostre posizioni di federalismo comunque non è che vanno troppo in contrasto, perché tra l'altro il primo a pensare al federalismo, qui si parla sempre di Carlo Cattaneo, di Cattaneo, ma il primo a pensare al federalismo è stato Ferdinando II di Borbone, o mi sbaglio? Sì, io però guardi che non sono così lontano da Zitara, né lo considero estremista. Io lo conosco benissimo, l'ho letto tutto, l'ho letto Non ho dagli detto anni estremista, 70, dai posizioni primi più libri. radicali. Eh? Non ho detto estremista, posizioni più radicali. Ben radicale, mi scusi, ha ragione, mi Estremista no. correggo. No, io apprezzo molto la posizione di Zitara, per una serie di circostanze. Io non ho avuto modo di lavorare con Zitara, mi sarebbe piaciuto. Le circostanze sono queste. Abbiamo espresso sulla rivolta di Reggio Calabria, io ero molto giovane, due giudizi completamente diversi. Io gli ho mandato documenti ai Quaderni Calabresi, perché c'era Zitara, che aveva una posizione marxista molto rigida. E questi documenti pensavo che avrebbero prodotto un articolo che sostanzialmente cambiava l'impostazione marxista rivoluzionaria data a quella ribellione popolare. E questo non è successo e mi ha un po' raffreddato
Mi sono riavvicinato a Zitara quando ho cominciato a leggere i suoi libri più importanti, Ma voi sapete che voi sapete che Zitara ha poi cambiato con lui stesso le sue posizioni. Da marxista radicale ha cambiato, non dico a 360 gradi, ma è diventato un borbonico. Sì, d'accordo, però voglio dire, io parlo degli anni 70, quando questo succedeva, negli anni 70 io mi stavo avvicinando a quell'ambiente, mi avrebbe fatto piacere collaborare, ero isolato, diciamo, nella mia ricerca, da questo nascevano tutti quei problemi che le ho detto qui, lì a Catania, Ci all'Università di dica Catania. professore, a questo punto dovete pensare che io ero un alunno che studiava poco, però ero molto curioso. A questo punto ditemi un po', diteci un po' in che cosa si differenziava il vostro pensiero da quello di Zitara. Beh, diciamo che noi abbiamo preso. Su quella vicenda di Reggio Calabria. Ah, su quella vicenda della Reggio Calabria. Beh, guardi, per me era una lotta per il piano regolatore di Reggio. Io avevo notizie ottenute abbastanza fortuitamente con per una serie di coincidenze. Le spiego. Mio zio si chiamava, aveva uno zio prete, si chiamava Don Francesco Cangemi. Il vicario del vescovo, dell'arcivescovo di Reggio, si chiamava anche lui Don Francesco Cangemi. Non c'era parentela tra di noi. E il vicario del vescovo era il cugino del presidente del comitato di agitazione per Reggio Capoluogo, che era l'avvocato Franco Cangemi. Adesso io ammetto un reato, ma credo che sia caduto in prescrizione. Quando molti cercavano nell'elenco telefonico il cugino vicario dell'avvocato Francesco Cangemi, gli mandavano lettere, documenti, denunce e cose di questo genere. Siccome non conoscevano l'indirizzo, lo cercavano nell'elenco telefonico, ma non trovavano il vicario del vescovo, che non c'era nell'elenco telefonico. Trovavano mio zio e spedivano a lui queste lettere. Quando mio zio, legalitario, trovava queste lettere e le consegnava alla posta. Io, che ero un po' meno legalitario, le nascondevo, me le tenevo e avevo raccolto una grossa mole di documenti, dai quali emergeva una lotta tra le élite regine per diciamo, il piano regolatore, per lo sviluppo del piano regolatore. C'erano una fazione che voleva uno sviluppo delle zone residenziali verso nord, cioè verso Villa San Giovanni, e un'altra che voleva uno sviluppo verso sud. E da questo nasceva tutta una serie. È inutile che entri in questi particolari perché non credo che riguardi gli argomenti. Comunque ci ha fatto capire che forse le motivazioni erano molto più pratiche e meno ideologiche, però dobbiamo calcolare che nel 1970 stavamo in pieno boom di ideologia marxista e maoista. Lì Ah, c'era beh, un non c'è dubbio. periodo, lascio solo un appunto che nessuno ne parla, di Nicola Zitara, che trovo attualissimo, attualissimo, attualissimo. Un libro che io sono riuscito a trovare per quattro soldi su Amazon. Che non lo trovavo altrove ed è attualissimo per i tempi di oggi. Il proletariato esterno, lì ha fatto un piccolo capolavoro. Sì. Come nel 71 lui aveva una visione del futuro così cristallino che veramente mi sorprende ogni volta leggo quel libro. Comunque, ci andavamo solo a fare questa puntualizzazione. Niente, professore, allora partiamo subito dal titolo. Un punto di baionetta, perché? Di questo testo su Fenestrelle. Beh, guardi, in punta di baionetta è legato al fatto che io sostanzialmente avevo voglia di mettere qualcosa di metaforico e sostanzialmente mi è sembrato un buon titolo in punta di baionetta. Questo fatto di trovarsi in mano di militari che si trovano in mano di altri militari. E quindi questo era il titolo.
Il titolo però doveva essere breve per restare nella memoria, in modo che qualcuno che volesse comprare il libro potesse trovarlo memorizzando facilmente il titolo stesso. Ma il vero titolo è il sottotitolo. E il sottotitolo è abbastanza significativo ed è 1860-1870, le vittime militari della guerra meridionale nascoste nell'archivio di Stato di Torino. Allora, c'è le vittime militari, sono vittime, innanzitutto. Poi c'è il termine guerra meridionale, che io non amo molto il termine lotta al brigantaggio, fu molto di più che una semplice lotta al brigantaggio. E poi il fatto che queste vittime sono state nascoste. Nascoste nell'archivio di Stato vuol dire che nei ruoli matricolari i militari che trascrivevano questi registri hanno usato vari artifici per nascondere il fatto che c'erano una quantità di persone molto elevata che si rifiutava di giurare fedeltà al re. E rifiutandosi di giurare fedeltà al re, ovviamente non poteva essere considerato un soldato, perché non era affidabile perlomeno. Quindi questo è il titolo. Adesso ho in preparazione l'altra metà della ricerca, che è più o meno la stessa, 1860 come sottotitolo almeno, 1860-1870, le vittime civili della guerra meridionale nascoste negli archivi di Stato italiani. Beh, comunque, professore, no, però, siccome c'è molta gente da noi che ci segue, che comincia a masticare questi argomenti per la prima volta, mi sembrerà strano, ma noi non abbiamo soltanto gli affezionati, abbiamo anche persone che per la prima volta ascoltano questi programmi. Noi facciamo questi programmi partendo dal 1799, addirittura adesso anche dall'impero delle Spagne, quindi del 600, Masaniello, abbiamo fatto di tutto e di più in queste trasmissioni, quindi non tutti sanno che cos'è Fenestrelle. Allora, Fenestrelle, diciamo che la prima è una fortezza che là si trova sulle Alpi, dove praticamente pure a Ferragosto fa un freddo glaciale, dove praticamente venivano rinchiusi i carcerati, soprattutto quelli di guerra, e che fu inaugurato come carcere contro i militari dai francesi, l'invasione francese. Infatti, già molti calabresi nel decennio francese furono rinchiusi in quel carcere. Non mi sbaglio, professore? Voi Sì, che perché siete calabrese? la fortezza fu conquistata dai francesi e poi utilizzata come loro prigione. E siccome la guerra civile più, diciamo, feroce la fecero i calabresi, molti calabresi finivano lì in quelle carceri, questo è vero. Ma diciamo che Fenestrelle è solo uno dei tanti, forse è il più famoso. Ma ce ne sono altri che hanno avuto, per esempio, il forte di Exil, se ne parla di meno, ma è in condizioni ad un'altezza maggiore sulle Alpi E rispetto a dove si trova Fenestrelle. questo forte? Dove si trova questo forte? Beh, sulle Alpi, un po', adesso non mi dica di fare un esercizio di No, più o geografia meno. per dirle quale Alpi, cioè sempre in Piemonte, ma diciamo più verso la Lombardia rispetto a come si trova a Fenestrelle, perché Fenestrelle si trova, diciamo, verso Torino, più vicino a Torino di quanto Sì. si trovi Exil, che si trova, diciamo, più verso la Svizzera, ecco. Ma guardate, io credo che fino adesso, fino a che non arrivasse il vostro libro, lo studioso più accreditato per parlare non soltanto di Fenestrelle, ma di tutti i campi di concentramento a largo raggio è stato il magistrato dottor Agnoli. Ha fatto un piccolo libro veramente interessante, dove praticamente ha fatto una ricostruzione anche matematica, ha fatto capire in maniera scientifica, ma più che altro con i numeri e matematica, di come le cose non potessero essere come ce le dicevano, per un semplice fatto che i numeri non tornavano. Invece voi avete fatto un qualcosa di veramente diverso. Quindi cominciate a dirci che come avete iniziato e qual è stato il vostro percorso, soprattutto che cosa di veramente importante avete trovato che altri non hanno scritto. Va bene. Allora, io ho cominciato studiando la Brigata Modena,
il 41esimo reggimento. Questo sono andato a vedere praticamente la trascrizione dei ruoli matricolari e mi sono accorto di una cosa: nei primi 6 mesi dell'anno 1861 ho trovato circa 85, anzi esattamente 85 militari meridionali per i quali c'era scritto il nome, il cognome del militare, il nome del padre, il nome della madre e il cognome della madre. E poi c'era una scritta al lato che diceva errata filiazione, cioè avevano sbagliato il nome del padre o della madre. E io ho detto, ma perché lasciare vuoto questo ruolo matricolare per aver sbagliato un nome? Basta prendere un rasoio, abbradere quella parola sbagliata, quel nome sbagliato o cognome sbagliato e scriverci sopra. È un'operazione normale. Poi sono andato a cercare più in avanti, ho detto, ma di questi 85 che hanno sbagliato a scrivere un nome, li avranno scritti, registrati più in avanti? E vai avanti a cercarli e non li trovavo, non li ho trovati. Allora ho detto, eh no, questa errata filiazione è una specie di codice che mi dice che questi sono stati tolti dai ruoli matricolari. E qui mi spiego cosa succede quando un esercito praticamente riceve un militare che viene inviato subito al reggimento in cui deve svolgere la sua leva. Si presenta lì. E subito viene segnato il suo nome, cognome il nome e cognome dei genitori. A questo punto manca un'ultima formalità, cioè questo soldato deve giurare fedeltà al re. E torniamo al punto dolente. Molti ritenevano, e lo hanno detto ad alcuni giornalisti esattamente l'8 novembre 1860, lo dicevano i prigionieri di Capua intervistati dai giornalisti a Genova, dove erano stati portati. Questi lo dicevano un solo re, quindi cioè un solo Dio, quindi un solo re, quindi un solo giuramento al re. Giurare per un secondo re significa che non appartenga alla stessa dinastia, significa fare spergiuro per quanto riguarda il primo giuramento. Ed era una posizione molto sentita, perché spergiuro è un reato, è un peccato, diciamo, più che un reato, è un peccato molto grave. Quindi io ho notato che tra tutti i meridionali che venivano trascritti in questi ruoli matricolari, ce n'erano 85 che sparivano dai registri con questa dicitura, errata filiazione. Ma si trattava del 30% dei soldati meridionali che arrivavano in quel battaglione. E il 30% sono tanti. A un certo punto, alla fine di giugno, io ho trovato che sparisce questa scrittura errata filiazione. E per quale motivo sparisce? Perché si rendono conto che questa correzione sostanzialmente sporca il registro, lo lascia disordinato, sono molto attenti alla pulizia dei registri. Quindi hanno cambiato la procedura e hanno cominciato a scrivere i nomi dei soldati meridionali non appena arrivavano al reggimento, ma dopo che avevano giurato. E quindi quelli che non giuravano non venivano più trascritti nei ruoli matricolati. Ecco quindi che centinaia, migliaia di persone che si rifiutavano di giurare non appaiono nei registri dei ruoli matricolari. Questa è la prima forma di nascondimento. E questa è stata la prima. Ho detto, Madonna, ma adesso come faccio a dimostrare che c'è questa forma di nascondimento? E allora ho cominciato a fare altri tipi di ricerche, altri tipi di controllo. Non vorrei essere troppo tecnico. No, non lo può essere, professore, potete esserlo perché se pensate di dire cose tecniche non ha importanza, dite quello Allora, il discorso è che intendete. questo. C'è una sola cosa, che è un ordine naturale che nessuno può mettere in discussione, ed è l'ordine cronologico. Cioè, se io arrivo prima,
in un registro, devo essere segnato prima. Chi arriva dopo non può essere segnato prima, ma viene segnato sempre dopo. Quindi i registri hanno un ordine cronologico. Beh, l'ordine cronologico può essere violato perché per una serie di motivi uno non ha registrato qualcuno per un paio di giorni e registra quelli che sono arrivati dopo di lui, ma in un paio di giorni è comprensibile. Solo che io da luglio del 61 in poi mi accorgo che ci sono molti che sono registrati in ritardo, ma un ritardo che all'inizio è di mesi e poi diventa di anni. Cioè, in mezzo a persone che sono arrivate, facciamo conto, a luglio del 61, trovo qualcuno che è arrivato al reggimento 6 mesi prima. E che ha fatto in quei 6 mesi? E questo, dov'era? Siccome, questa prima violazione dell'ordine cronologico si ripeteva con abbastanza frequenza, ho cominciato a pensare, guardate, questi hanno cambiato sistema. Quando una persona non ha ancora giurato, non lo trascrivono nel registro. Chi giura viene trascritto. Dopodiché, su quelli che non vogliono giurare, si esercitano delle, se mi permettete, tra virgolette, pressioni. Potrei usare delle parole misurate, quindi mi limito a pressioni. E queste pressioni alla fine possono convincere qualcuno che è più fragile degli altri. E dopo 6 mesi di resistenza passiva, questo cede, giura e viene iscritto con 6 mesi di ritardo, ovviamente, nei ruoli matricolari. Ecco la prova, la presenza numerosa di questi soldati trascritti in ritardo significa semplicemente che questi sono stati fatti attendere nelle prigioni probabilmente di Fenestrelle o delle altre 12 località dove sono allocate le compagnie dei cacciatori franchi, che è il reggimento di disciplina dell'esercito italiano. Quindi, professore, è il numero, più o E meno il numero. il numero non mi dice quanti sono ancora che si rifiutano di giurare. Il numero mi dice quanti di quelli che si rifiutavano di giurare finiscono con il cedere. E sono pochi. Rispetto al 30%, diciamo che io ne ho trovati un 5%. E allora ci sono ancora numerosissime persone che non sono trascritte nei ruoli matricolari, pur essendo nella disponibilità totale dell'esercito. E questo soltanto studiando la Brigata Modena. Ho fatto solo la Brigata Modena, dopodiché sono passato al registro dei cacciatori franchi. La Brigata Modena io l'ho studiata per capire più o meno come funzionava un reggimento normale. Il E la metodo. Brigata Modena l'ho scelta perché Alessandro Barbero sostiene che rappresentativo dell'intero esercito italiano, per cui moltiplicando per 100 quello che si trova nella Brigata Modena, si trova quello che succede nell'intero esercito. Io, siccome so che in ambito accademico Alessandro Barbero è stato considerato uno che ha fatto una ricerca ineccepibile, ho detto va bene, mi avvalgo dello stesso criterio e traggo la stessa conclusione. Ovviamente è molto più semplice per una sola persona studiarsi un solo reggimento piuttosto che studiarsene 100. E chiaramente preferivo studiarmi i cacciatori franchi piuttosto che la Brigata Modena, dove ero sicuro che avrei trovato pochi problemi. Infatti vado successivamente, come fase successiva, a studiare i registri dei cacciatori franchi. E lì trovo non solo persone che sono registrate in ritardo, cioè persone che sono messe a parcheggiare per mesi, anni, fino a 2 anni, ma anche persone che sono registrate in anticipo. Non in anticipo di un mese, io escludo, fino a un mese ho detto questo è irrilevante,
ma da un mese in poi, no, tanto irrilevante non è. Sono registrati in anticipo, a volte in anticipo di 3, 4, 6, 7 anni. Ma cosa succede? Beh, ovviamente succede Scusate, che... 7 anni, scusate, 7 anni quando parliamo del 1861, quindi parliamo che secondo loro del Beh, reggimento. io ho studiato tutti i registri fino al 68. Ah. Dopodiché, dopodiché qui il reggimento dei cacciatori franchi, io l'ho studiato dal 60 fino al 68, ma e ho smesso di studiarlo perché vengono sciolti i cacciatori franchi il 1 aprile del 1868, se no avrei continuato, ma in effetti poi ho continuato anche. Allora, a questo punto io sono andato a cercare, diciamo, la spiegazione del perché ci sono tanti che sono registrati in ritardo, e questa l'ho già fornita, e tanti che sono registrati in anticipo, Ma cioè a un spiegazione. certo punto, E perché in quelli in anticipo? anticipo sono probabilmente delle persone che vengono inserite nei registri, quando i registri sono stati un po', si è sentito un po' il bisogno di ripulirli, sono registrati prendendo persone appena arrivate in sostituzione di morti di cui si vuole nascondere la morte, che sono morti dopo essere stati registrati. Non so se è chiaro. Per lasciare il numero intatto. Per lasciare il numero di matricola intatto, perché per non mettere un vuoto dentro i registri, e naturalmente perché c'è un bisogno di non appesantire le statistiche. Cioè, i registri sono accessibile a un certo tipo di pubblico, per esempio i magistrati, per esempio i deputati, e se qualcuno andava a chiedere: voglio vedere i registri per vedere quanti sono i morti, per vedere se sono fedelmente riportati il numero di morti nelle statistiche ufficiali, beh, era chiaro che i registri dovevano essere alleggeriti perché il numero dei morti erano più di quelli che sono dichiarati nelle statistiche ufficiali. Terribile questa cosa, è anche ingegnoso. Sì, ma il problema è che io ho scoperto una cosa. Queste operazioni non è che si fanno col consenso generale. Io mi sono convinta a un certo punto che c'erano dei pollicino tra questi compilatori di ruoli matricolari, i quali lasciavano delle bricioline di pane che permettevano di trovare la strada. E C'è perché? E perché un secondo voi? senso di giustizia innato, non dico in tutti, ma in alcune persone, in una buona percentuale di persone, anche semplici, anche diciamo in ruoli di soldati semplici, caporali, massimo sergenti, eccetera, quelli che compilano questi registri, e lasciano delle bricioline di pane perché chi venga poi a osservare quei registri, se vuole, capisce. Ah, ho capito, professore, quindi diciamo che alla fine un po' di rimorso di coscienza si trova sempre, perché vuol dire che la facevano proprio sporca in questo caso. E Eh il sì. numero, più o meno il numero di questa brigata, di questi cacciatori, brigata com'era? Adesso mi fa finire, poi le Sì, dico il certo. numero. Sì. Perché noi non parliamo di combattenti. Guardi, che stiamo parlando di persone che vanno a consegnarsi all'esercito perché altrimenti sarebbero stati dichiarati disertori. Questi probabilmente ci vanno perché sanno che se non vanno e si danno alla macchia, la prima conseguenza la subiranno le loro famiglie. Perché in questo i militari, alla ricerca di latitanti, alla ricerca di briganti, usano, diciamo, una specie di violenza trasversale, la usano sui familiari, li imprigionano, li mandano al confine, gli bruciano la casa. Soprattutto dopo la legge Pica, ecco qua la vicini, questo accade. Sì, ma lei deve tenere conto che la legge Pica non serve per dare il via a queste cose, ma è No. stata fatta per poter non condannare quelli che queste cose le facevano abitualmente anche prima. Ah, Quindi ecco. è una specie di assolvimento
soluzione, diciamo, di quello che Ma hanno fatto i diciamo militari. che con la legge Pica nasce la giustizia di dei binari paralleli, quella speciale e quella ordinaria che ancora oggi ci troviamo, insomma, l'Italia nasce con la legge Vabbè, Pica. su questo lei troverà delle. Su questo. Questo è di un'altra trasmissione, No, sì, beh, è anche di un altro libro, perché vabbè. quello sui civili riguarda la legge Pica, riguarda più i civili che i militari, e lì su quello io spiego che cos'è la legge Poi Pica. ne parliamo, poi ce l'accenna dopo. Sì, va bene, Finiamo quando questo. vuole. No, finiamo questo Allora, discorso. diciamo cosa succede al 1 aprile 1868. Nel primo 1868 si sciolgono i cacciatori franchi, il reggimento viene sciolto. Ora, un reggimento deve avere un registro dei ruoli matricolari. Io questo registro me lo sono guardato tutto fino alla fine del 1868. Il reggimento dei cacciatori franchi era costituito da 12 compagnie che stavano in 12 località diverse. La più nota e la più malfamata è Fenestrelle, ma c'è anche Exil, ci sono altre, varie altre località, 12 località diverse. Cosa succede quando si scioglie il corpo dei cacciatori franchi? Il corpo, il reggimento dei cacciatori franchi viene sostituito da 12 compagnie che occupano gli stessi locali che occupavano le 12 compagnie dei cacciatori franchi. Di fatto, lo scioglimento è solo un modo per togliere il registro già pieno di tutta una serie di bricioline di pane, anche eccessive, toglierlo di circolazione, metterlo in archivio e sostituirlo con 12 nuovi registri, uno per ogni compagnia che viene dichiarata autonoma dal punto di vista amministrativo. Non so se è chiaro. Come no? C'è È stata un'operazione, diciamo, ex pro contabile. numeri. Io Ex tolgo pro. di mezzo il reggimento, non perché mi interessi togliere di mezzo il reggimento, tanto la struttura organizzativa del reggimento rimane inalterata, ma tolgo di mezzo il reggimento perché voglio togliere di mezzo un registro che ha troppe bricioline di pane, Ah, sparse ecco. qua e Il là. E quindi numero. a questo punto utilizzo, diciamo, 12 registri per 12 compagnie. E questo però può sembrare una cosa paradossale, ma è stato di grande aiuto nella mia ricerca. Questa operazione di nascondimento per uno storico è una manna caduta dal cielo, perché a quel punto io ho da fare un'operazione molto semplice. Io devo prendere tutti quelli che risultano essere al 1 aprile 1868, data dello scioglimento del corpo dei cacciatori franchi, cioè del reggimento dei cacciatori franchi, li prendo, li metto in una lista in ordine alfabetico e vado a cercarli, perché questi devono essere tutti trasferiti alle 12, nei registri delle 12 compagnie. Non so se è chiaro. Io devo trovare tutti nei nuovi registri delle 12 compagnie. Eh sì, hanno nome e cognome, Perché giustamente. questi hanno, il reggimento è stato sciolto, il registro è stato messo da parte, però tutti i nominativi delle persone che ancora risultano essere al 1 aprile nel corpo di cacciatori franchi devono essere nelle 12 compagnie. Primo problema, non ci sono i registri di tutte le 12 compagnie, ce ne sono solo di 6. Vado a chiedere agli archivisti e mi dicono niente, non ci sono pervenuti. Ma sapete perché non sono pervenuti? E perché sono per... No, niente, sappiamo solo che non ci sono pervenuti. Una reticenza assoluta. Non è che le cose non le sanno. Gli archivisti sanno tutto dei registri e del perché ci sono o non ci sono e del che cosa è successo. Però diciamo che non me l'hanno voluto dire. Allora, io ho messo in ordine alfabetico, ho trovato che 384 soldati erano presenti al 1 aprile 1868. 384 sembrano pochi, però in effetti io devo dire, devo ammettere che il lavoro di consultazione
era molto faticoso. E io non ho guardato per intero tutti i registri, ma mi sono limitato a prendere il 20% di ogni registro. Quindi non ho fatto una ricerca su tutto su tutti i presenti nel corpo dei cacciatori franchi. L'ho fatto su un quinto, per cui 384 significa, va moltiplicato per 5, significa praticamente 1600-1700 persone che sono ancora presenti nel corpo dei cacciatori franchi al 1° aprile 1868. Vado a vedere quanti ce ne sono nelle compagnie di disciplina e scopro una cosa un po' strana, ma una scoperta: non solo non ci sono tutti, anzi c'è una percentuale minima di persone che vengono travasate. Che cosa significa questo? Queste persone al 1° aprile 1868 non erano più nel corpo dei cacciatori franchi, ma se li portavano appresso come se ci fossero, perché si dovevano nascondere quello che era successo effettivamente. Ma non solo questo, ma c'è un'altra situazione. Il 1° aprile, non solo una minima parte di quelli che erano nel corpo dei cacciatori franchi finiscono nelle compagnie di disciplina, ma ci sono molti che non sono presenti nei cacciatori franchi che compaiono in massa nelle nuove compagnie di disciplina. Allora, c'è una sola spiegazione per questo fatto. Il registro pieno diciamo, di bricioline di pane, che era quello del reggimento dei cacciatori franchi, si portava appresso centinaia di persone, migliaia, che sostanzialmente non erano più, per i più vari motivi, io non sono in condizione di mostrare per quali motivi, non erano più nel reggimento, o perché avevano disertato, o perché erano morti, o per qualche altro motivo che non era stato trascritto. Però è molto difficile che si trattasse di un motivo, diciamo, facilmente rivelabile. Allora, e nello stesso tempo, quindi, noi abbiamo che l'operazione di scioglimento dei cacciatori franchi si rivela per quello che è liberarsi di un migliaio di morti almeno che non volevano dichiarare. L'altra operazione è che è quella di vedere che vengono sostituiti da migliaia di altri nomi. Significa che molti non sono finiti, erano troppo le persone che si rifiutavano di giurare fedeltà al nuovo re, erano ancora troppe al 68, dopo 8 anni di questo fenomeno. E questi non riuscivano a stare nelle 12 località dei cacciatori franchi e venivano trattenuti nelle prigioni di reggimenti. Ricordatevi che i reggimenti stavano in vecchi castelli, eccetera, che avevano delle segrete dove potevano tranquillamente essere messi centinaia di soldati, imprigionati centinaia di soldati. Quando Perdonatemi, costituiscono le 12 compagnie di discipline, una parte di essi o tutti vengono riversati in quei nuovi 12 registri. E anche lì. professore, una sola domanda, scusate se vi interrompo, ma questo è il periodo pure in cui il Regno d'Italia chiedeva aiuto all'Argentina e altri stati per i bagni penali per trasferire questi Sì, soldati, mi sbaglio. Guarda caso, quando coincide vanno questo. alla disperata ricerca di luoghi dove poi ci sono anche altri fenomeni. C'è stato il fatto che molti sono stati anche venduti agli eserciti statunitensi in guerra, a quelli del sud, soprattutto. E quindi sì, andavano alla ricerca di queste persone di cui non sapevano come liberarsi.
Infatti Cavour, ma questo è il problema, già compare all'inizio, prima che Cavour morisse, perché praticamente il primo semestre del Regno d'Italia era un problema grosso per Cavour sapere di questi, perché lì il problema sorge nel fatto che quando c'è stata la resa a Gaeta, il re Francesco II disse che praticamente i soldati suoi potevano tranquillamente arruolarsi nel neonato esercito italiano, ma forse non sapendo della reale fedeltà, forza, orgoglio e carattere del suo esercito, perché o mi sbaglio, professore? Sì, esattamente questo. Noi non ci sentivamo italiani nel senso di soggetti a una dinastia piemontese. Noi la soluzione dell'unità d'Italia, come dice Carlo Cattaneo, però io non ho mai presentato come modello e come esempio Carlo Cattaneo, piuttosto mi sono rifatto a un altro federalista successivo che è stato un leader importante della Resistenza ed è Silvio Trentin. È il padre di Bruno Trentin e che è stato uno tra i fondatori di Giustizia e Libertà. La sua concezione del federalismo io l'ho rivalutata con un libro che ha avuto anche un importante premio ed è praticamente oggi riletto come uno studioso di federalismo più importante persino di Cattaneo. Ed è veramente importante la sua, diciamo, Analisi. dottrina federalista. Quindi dicevo, sarebbe stato molto più giusto fare questa unità, visto che tra l'altro anche alcuni sovrani borbonici si erano resi disponibili per questa ipotesi. C'era stato Rosmini che aveva fatto delle operazioni diplomatiche in questa direzione a Roma. Si Ma pensava. Ferdinando II fu il primo, addirittura Verdi, Giuseppe Verdi gli dedicò, gli scrisse una piccola opera perché lo chiamavano il re riformatore, cioè era diventato Ma sì, l'idolo del periodo. ma persino Pietro Callà Ulloa, Sì. che è diciamo, presidente del Consiglio del governo in esilio, è per una soluzione federalista. Sì, è stata un'occasione mancata, perché un federalismo importante, beh, il modello a cui io mi rifaccio, le ho detto, sul piano dei principi teorici, è quello di Silvio Trentin, ma sul piano delle proposte concrete, io mi rifaccio a una proposta di legge avanzata nel primo governo Zanardelli nel 1901. Giuseppe Zanardelli aveva un ministro delle finanze, Padovano, era Leone Wallenborg. Leone Wallenborg fa una proposta di federalismo, mi farebbe piacere, io l'ho studiata, ne ho scritto. Mi avrebbe fatto molto piacere apprendere che è stata approvata. In effetti, Leone Wallenborg si batte per approvare questa riforma federalista e Giolitti gliela contrasta. Dopodiché lui si dimette. Non avremmo mai sentito parlare di questa proposta federalista di Leone Wallenborg se lui non avesse scritto la sua proposta, l'avesse pubblicata in un articolo molto bello e molto interessante, pubblicato dalla Nuova Antologia, esattamente nel 1901, immediatamente dopo le dimissioni. Professore, io personalmente, per poi tornare a quello di cui l'argomento di cui stiamo parlando, preferisco da buon cattolico quello di Ferdinando II, perché praticamente rispecchiava le tradizioni, le origini e il sentimento di quell'epoca cattolico del popolo italiano tutto. Ok, Comunque, vabbè, ormai la storia è no, andata le così. spiego una piccola precisazione. Malgrado sia massone, Silvio Trentin, Leone Wallenborg è un cattolico. Sì, ma Malgrado non mas sia massone, sono sia massone, ignorante sia in materia, non Trentin. conosco Leone Volo, quindi Sì, no, sono vabbè, ma ignorante. è un fondatore del movimento cooperativistico per la costruzione di banche. Ah, ecco. In questo senso è stato molto importante. No, ma Silvio Trentin si ispira alla dottrina cristiana quando fa la sua proposta del federalismo. E il suo punto di riferimento, quello che gli fa, è Giovan Battista Vico, Alla che fine noi pensiamo
Noi abbiamo fatto una trasmissione su Gian Battista Vico con il professor Di Mieri, poi ve la mando e la vedete. Gian Battista Vico è il non plus ultra tra i Ma lei filosofi conosce, italiani. mi permette, questo libro? Quale? No. No. Vico Pop, di No. Giuseppe Cangemi, La scienza nuova della politica. Ed è uno Professore. dei libri che io ho pubblicato con una rivista, tra l'altro, con una casa editrice napoletana, che è la Marotta Cafiero, mi pare. E sono stati loro che hanno inventato il titolo, Marotta Cafiero, sì. Ed è, diciamo, il mio filosofo della politica di riferimento. Vico, io ne tento una interpretazione originale diversa da quella di Croce e devo dire che il mio Ma dico, federalismo è ispirato alla dottrina. ma secondo il mio modestissimo parere, perché io sono una persona ignorante, veramente, non sono, Vico è l'anello di congiunzione tra la filosofia del passato e quella poi del presente e contemporanea, l'anello di congiunzione, quindi Sono pienamente d'accordo con questo suo giudizio. secondo me Vico ha creato la fusione tra il trascendente e il materialismo. Secondo me con Vico la filosofia mette un punto. Dopo di lui si dicono sempre le stesse cose. Ormai gira e rigira sempre le stesse cose. Comunque, professore, torniamo al discorso di te. Dopo questa vostra ricerca su queste cose, come prosegue? Come è proseguita? La ricerca, adesso. Io poi per chiudere il lavoro faccio una ricostruzione dell'episodio dei 1.000 errotti prigionieri di Capua che finiscono a Fenestrelle, dove si dice che sono morti, sono 5, io dimostro che sono morti a più di 100 di sicuro, un po' nel viaggio di trasferimento e un po' negli ospedali. E mostro perché di questa conclusione. Ma l'ultima cosa che voglio dire, perché lei me l'aveva chiesto e io non gliel'avevo Sì. detto, mi sono preso alla fine dati ufficiali forniti dall'esercito, i dati della mortalità nell'esercito, più alcune relazioni dei ministri della guerra. E ho tratto la convinzione che, diciamo, i resistenti passivi nell'esercito italiano che muoiono tra il 1861 e il 1870 sono perlomeno al minimo 16.000. Non è una cifra piccola. E No, lo faccio sulla base dei dati ufficiali. non si discosta molto da quelle ufficiali che boh, esagerate che 20.000, comunque non sono poche, che poi No, bisogna. io no, non escludo 20.000, mi fermo sul minimo perché sono in condizione di dimostrarlo. Ma E forse sono. sul massimo non posso dire perché sono tante le cancellazioni e le mancate iscrizioni nei ruoli matricolari che come faccio io a sapere quello che non è stato registrato? Non posso quantificarlo. Io Quindi. posso basarmi sui dati ufficiali e fare una stima con un metodo che. Professore, ma a questo punto faccio una domanda non allo scientifico, al professore, lo faccio all'opinionista. Secondo voi, più o meno di 80.000 soldati dell'esercito borbonico, no? Quanti sono quelli che passano, diventano soldati dell'esercito italiano e quanti quelli che spariscono? Così, un'opinione, so perfettamente che non è una domanda, forse No, è da bar dello sport, però mi viene voglia di farlo. non è affatto da bar dello sport. Ed è una domanda ovvia e tranquilla. Molti fanno la scelta di darsi alla macchia e io non sono in condizione di dire quanti sono, però. Secondo me sono tanti. Di quelli che finiscono negli 80.000, diciamo che sono all'incirca 49-50.000 che finiscono nell'esercito. Il 30% di questi finiscono rifiutandosi di giurare. Quindi parliamo, ma questo riferito agli ex soldati napoletani e poi ci sono le nuove leve che vengono arruolate e anche lì c'è un forte movimento di rifiuto
prestare giuramento al re. Ah, quindi chi diceva che più o meno soltanto il 15-20% dell'esercito napoletano affluisce a quello d'Italia non è sbagliato. 15-20% mi terrei un pochettino più elevato a dire il vero. Un La certo. mia, le mie informazioni, i miei dati, io sono in condizione di dimostrarlo per i primi 6 mesi, per i primi 6 mesi siamo al 30% e niente mi dice che il fenomeno non sia durato finché è durato il brigantaggio, quella la parte politica del brigantaggio, non sia durato a questo livello. Ma il 30% non è tanto, anche perché poi, come diceva Agnoli, praticamente di questo 30% i piemontesi sapevano perfettamente che la stragrande maggioranza avevano giurato per non far soffrire le famiglie e perdere i pezzi per strada, quindi lo facevano a malincuore, quindi non erano affidabili. Sì, ma molti non giurano perché, cioè molti giurano sempre per lo stesso motivo, tengo famiglia, ecco per dire, cioè, Perché se ne è accorso subito, gli ufficiali piemontesi se ne accorsero subito che quello che gli avevano detto sia gli esuli napoletani sia dalla resa di Francesco II non era il vero e quindi non avevano nessuna voglia di stare con la nuova realtà. I numeri sono abbastanza grandi, sono enormi. Diciamo una cosa, che secondo me, se avessero ai plebisciti potuto votare tutti, suffragio universale, e se le elezioni fossero state, Vabbè, questo lo sappiamo. vabbè, non sono sicuro che avrebbero accettato quel tipo di unità. Come sono andati i plebisciti lo sappiamo benissimo, Sì, quindi. no, ma io non sto dicendo niente. Io, se lei ha letto quel libro stupendo che è Il Gattopardo, Eccomi. in cui c'è un dialogo tra Don Ciccio Dumeo e il Vabbè, è principe storico. di Salina e gli dice: ma lei per chi ha votato? E quello dice: principe, lo sa, se tutti hanno votato in paese a favore dell'Unione, per chi vuole che io abbia votato? Il principe Pensate, insiste e poi alla fine quello professore. sbotta e gli dice: io ho votato contro l'Unione, ma quelli si sono presi il mio voto e mi hanno fatto dire sì, facendomi diventare irriconoscente nei confronti del re che mi ha dato una pensione per farmi diventare organista. Ecco. Pensate, professore, che nella terra di lavoro dove io vengo, che all'unità era la provincia più antica, è sempre stata la provincia più antica d'Europa e anche la più ricca d'Italia perché i 10 anni successivi hanno sfruttato il nostro territorio per stanare una parte dei loro debiti. Soltanto l'80 non si fece per il plebiscito, praticamente fu un plebiscito al contrario. 80% dei comuni a terra di lavoro non fece il plebiscito perché si rifiutavano di giurare di annettersi al Piemonte. Comunque, professore, vi devo fare qualche altra domanda perché io adesso da buon alunno la devo fare. Su Fenestella se ne sono dette tante. Le morti come morivano, la calce viva. Un suo giudizio poi che cosa accadeva su Fenestella? Ha trovato degli studi più specifici su quel carcere oppure si è fatta un'opinione tutta sua? Senta, io le dico una cosa. Fenestrelle, credo che si sia fatta una reputazione, diciamo, negativa, accentrando su di sé tutta l'attenzione. Ma non è successo solo a Fenestrelle, è successo nelle altre 12 località dei corpi dei cacciatori franchi ed è successo anche nei reggimenti. Questa è la convinzione che io mi sono fatto. Poi, cosa posso dirle? Io mi auguro che tutti quei 16.000 che io ho scoperto essere mancanti siano scappati felicemente in Francia. Mi sembra poco probabile. Anche perché spesso li facevano scappare per potergli sparare dietro, in quanto diciamo fuggitivi. Avere la scusa per ammazzarli. Sì, in quanto fuggitivi. Quindi Però diciamo. i morti di freddo congelati, sì, però sopra la I finestrella. morti di freddo congelati, io ho la prova certa che i morti di freddo congelati ci sono stati nella marcia dei prigionieri di Capua a Fenestrelle, perché al di là di quello che dice, io dimostro che in questo Barbero imbroglia, almeno in un punto l'ho beccato che imbroglia. Sono partiti in 1300
e sono arrivati 1186. La marcia è stata una strage, già di per sé. Poi non solo, la prova è che il freddo li ha colpiti, per cui decine di altri di malati sono stati ricoverati negli ospedali nei giorni successivi. Noi abbiamo avuto centinaia di persone che sono state ricoverate in ospedale, Ecco. molti dei quali sono rimasti 50-60 giorni, e di alcuni di questi non si sa nemmeno se sono usciti dall'ospedale, perché l'informazione manca. A un certo punto il registro che li riguarda viene chiuso da autorità, e quando viene chiuso da autorità non si può scrivere niente di più sul che cosa sia successo di quei soldati elencati in quel registro. Guardi. Purtroppo sui numeri sono tutti ballerini, perché lo stesso professor emerito, professor Scafoglio, che ha fatto un paio di convegni sul brigantaggio, sul brigantista, lo stesso mi diceva che quando nei suoi studi decennali, adesso dovrebbe uscire lui la sua ultima opera di 1000 pagine sul brigantaggio, praticamente lui diceva che quando andava a trovare i registri, si trovava scritto dai piemontesi. Rastrellamento, sono stati ammazzati briganti, ma senza mettere il numero. Quindi la falsificazione dei registri, ma è normale, non credo che sia avvenuta soltanto in quel periodo. Bene, professore, io prima di volevo soltanto dire ai nostri spettatori che chi vuole approfondire l'argomento, gli rinviamo l'acquisto del libro, perché deve certamente, se ce lo fa vedere in questo momento, che io adesso non ce l'ho a portata di mano, fare la copertina. Ah sì, certo. Pensavo che il trailer che lei aveva visto. Sì, certo, però voglio farlo vedere proprio. Siamo un po' carnali noi, professore. Voglio Vabbè, farlo sto subito. cercando di farle vedere Perfetto, tutta la va copertina, eh. benissimo, benissimo. E quindi i nostri spettatori li inviamo a leggere tutto il libro, perché vi posso garantire che è un libro scientifico, ma che si legge in una maniera scorrevole. E questa è una virtù che in molti accademici non riscontriamo. Però adesso vi devo fare due domande, perché noi abbiamo avuto l'onore e il piacere di ospitarla qui grazie alla referenza di Pino Aprile, perché so che Pino Aprile vi ha fatto una buona referenza sulla nostra associazione e sul nostro programma. Quindi in una chiacchierata leggera mi ha detto due cose di cui lui era proprio entusiasta, e quindi vi faccio queste due domande. La prima cosa che mi ha detto è che praticamente ha messo KO il Fedez di Rai Storia, e mi risponda prima a questa domanda e poi farò la seconda. In che modo l'ha messo KO? Com'è che lo ha Guardi, io proprio sono ipnotizzato? abituato da buon studioso con una pratica ormai quasi 50 anni a leggere tutto quello che considero rilevante. Io ho letto, non solo ho cercato i documenti, ma ho letto tutto ciò che era stato scritto e l'ho letto con molta attenzione. Allora, a un certo punto mi sono accorto che, diciamo, Barbero traeva delle conclusioni affrettate, senza argomentare. E sono andato a controllare e in effetti mi sono reso conto che lì le cose guardate con attenzione erano diverse. In altri casi usa dei criteri metodologici che io non condividerei, per cui a un certo punto faccio un elenco dei criteri metodologici che deve utilizzare uno storico. Premetto che io ho insegnato all'università metodologia della ricerca, quindi diciamo una certa competenza sui metodi di ricerca ce l'ho. Non è che sono andato a fare diciamo Le pulci. le pulci al libro di Barbero. Il libro di Barbero era reputato come il miglior libro pubblicato su quegli argomenti. Beh, io studiandolo attentamente, confrontandolo con i documenti, ho tratto la conclusione che si sbaglia su molte cose e che almeno una volta l'ho bloccato, l'ho beccato su una disonestà intellettuale. Cita un numero sbagliato, lo cita a suo favore e non per il numero esattamente, lo corregge a suo favore, ecco. Professore, voi mi insegnate che per un accademico anche un errore di questo uno solo di questa portata vuol dire Eh sì, andare guardi, le dico una imbrogliato. cosa personale, per cui non dico niente. Nel primo articolo che io ho scritto ho messo una nota.
In quella nota c'era una svista, neanche un errore, e neanche in malafede. Ma guardate che voi avete azzeccato perfettamente il fatto che lo conferma lui che ha fatto una cosa affrettata, perché lui dice che è stato prestato alla storia del Risorgimento per poter inseguire e smontare le tesi, diciamo, che lui definisce neoborboniche, ma sono tesi identitarie napoletane, non sono tesi. Ma come lei, come voi avete visto nella nostra sigla che accompagna questa chiacchierata, c'è il pezzo finale dove citiamo Cretineau che dice che l'unica carità che possiamo concedere alla storia è la verità. Quindi Barbero ha fatto una figuraccia veramente barbina, basta Vabbè, soltanto comunque, questo. Ha tolto quello, dice comunque. lui, dice io non sono un esperto di... Allora, che ci sei venuto a fare, io vorrei dirgli. E questo fa capire in che stato si trova il mondo accademico italiano che è costretto a fare cose. Pensate che l'Università di Bari ha speso dei soldi per seguire il blog Alta Tele di Lavoro che noi guidiamo. Ci ha dato tutta questa importanza per smontare quello che noi facciamo. Pensate un po' voi come siamo messi, è una cosa che veramente è avvilente. La seconda domanda che voglio fare, che lo stesso Pino era entusiasta, che praticamente avete avuto un ostracismo negli archivi e nel vostro percorso di ricerca, è incredibile. Ci raccontateci questo Vabbè, aspetto. ma lei deve capire una cosa. Io sono, diciamo, un esperto di archivi di Stato. So come si comportano quando vogliono collaborare, so come non si comportano. Allora, diciamo così, la prima cosa strana che mi è successa all'Archivio di Stato di Torino è stato quando ho chiesto i primi registri dei ruoli matricolari dei cacciatori franchi, cioè il battaglione di stanza a Fenestrelle, insomma, ecco. Quando l'ho chiesto il giorno prima con il servizio online, no, la prenotazione online dei volumi, sono andato a ritirarli la mattina presto, io arrivavo appena apriva l'ufficio, la sala di consultazione, e chiedevo i documenti che avevo chiesto la mattina precedente per via informatica. E questi mi hanno detto: non sono necessari, noi li abbiamo messi tutti online, e mi portano sul computer. Ho detto: ma scusi, io ho già controllato online, nel vostro non ci sono queste cose. Mettono lì davanti e mi dicono: guardi, sono questi. Allora io mi metto a guardare, ci sono solo i nomi e i cognomi e i numeri dei registri. Ho detto: la biografia di questi soldati non c'è. Dopodiché ho detto: vabbè, ci sono qui, quando tornerò a Padova me li studierò. Quindi vado da loro a protestare e gli dico: mi scusi, guardi che io non voglio queste cose, io voglio guardare proprio i ruoli matricolari, eccetera. E loro mi hanno fatto perdere 2 ore, ma alla fine me li hanno dati e ho cominciato a guardare. Dopodiché sono andato a casa, a Padova, quando sono tornato, ho preso questo elenco, ci ho fatto, come spesso faccio, olio di gomito, nel senso prendere ognuno di questi nominativi e a metterli su un file Excel, dopodiché li ho messi in ordine alfabetico e in ordine di numero di matricola. E mi sono accorto che ne mancavano 67. Quando sono tornato una o 2 settimane dopo a Torino, gli ho detto: guardate che mi sono accorto che vi mancano 67, se volete vi do il fa. Non l'avessi mai detto, insomma, non hanno voluto prendere in considerazione, perché dice che la mia proposta di correggere i loro dati era inaccettabile, perché non era fatta da un funzionario dell'archivio, ma era fatta da un estraneo. Ho detto: vabbè, statevene con 67 nominativi sbagliati, cioè assenti che non ci sono. Io vi dico solo che se li volete ce li ho, poi fatene quello che volete. E questo è stato il primo incidente. Mi sembrava abbastanza strano questo tipo di comportamento. Innanzitutto che non mi abbiano dato i registri, mentre è obbligo che loro me li facciano trovare quando io arrivo. Ah, ho detto: vabbè, dai, io non sono uno che si accende e comincia a fare scenate. Ho perso 2 ore, vabbè, va. Dopodiché sono arrivato invece all'ultima stranezza, perché i registri dei ruoli matricolari sono alcuni molto grossi e contengono molti dati, e alcuni piccoli che riguardano gli ufficiali contengono pochissimi dati, si guardano in un attimo e si mettono via. Quel lunedì io avevo preso 5 registri,
li avevo guardati tutti e avevo visto che erano mezzi vuoti, i dati erano pochi. Martedì avevo preso altri 5 registri e anche lì avevo visto che c'erano pochi dati, insomma stavo finendo, io avevo già programmato di restare l'intera settimana, avevo pagato in anticipo l'albergo, arrivo martedì sera e chiedo altri 5 registri, perché quei registri che avevo preso fino a quel momento, guarda, sto parlando di 50-60 registri, non tutti interessanti, diciamo che interessanti saranno stati 15. E se ti capitano quelli non interessanti, li guardi in mezz'ora e finisci. Dopo 2 giorni io avevo guardato 10 registri e avevo trovato, avevo quasi finito. Sapevo che avevo altri 3 giorni da restare lì e naturalmente ho ordinato altri 5 registri. Quando sono arrivato, il computer tra l'altro mi ha accettato la richiesta dei 5 registri di mercoledì. Quindi avevo 5 registri presi il lunedì, 5 registri presi il martedì e 5 prenotati per il mercoledì. Quando arrivo lì mi dicono: no, non glieli possiamo dare. Scusi, perché? Perché c'è una circolare del direttore che dice che lei può consultare solo 10 registri per settimana. Dico, non c'è nel vostro sito questa informazione. Ah, è una circolare. Al che io, un po' questa volta un po' seccato, gli dico: mi faccia vedere la circolare. Eh no, è una circolare interna, non posso fargliela vedere. Insomma, gli ho detto, ma guardi, che cominciate a discutere. E gli ho detto, guardate che io sono venuto qui, ho pagato l'albergo per 3 giorni ancora, ci rimetto i soldi, perché io vado con fondi di ricerca dell'università, ma se pago per 5 giorni e poi ci sto 2, l'università quei 3 giorni li fa pagare a me. Ecco, ho cercato di fare questi ragionamenti. A un certo punto, devo cedere, sto lì, non so che fare, dico veramente è un grosso problema. Ho dedicato un'intera settimana, adesso che faccio qui a Torino? Me ne vado, faccio. Mentre pensavo questo, a un certo punto ho detto: ma perché non vado a guardare i documenti che ha guardato Barbero, su cui ha scritto metà del suo libro sui prigionieri di Fenestrelle? Quello dei prigionieri di Capua che se ne vanno a Fenestrelle e che si dice che ci siano stati molti morti. Non avevo intenzione di guardare quei documenti lì. A un certo punto vado, cerco, li trovo. Vede, la caratteristica è che sono questi, erano faldoni molto piccoli. Mi negavano i registri dei ruoli matricolari sostenendo che siccome erano pesanti, di quelli più di 10 la settimana non si potevano avere. Ma questi non erano pesanti, questi erano leggeri. E allora in quei 3 giorni li ho passati a guardare le cose. E lì ho scoperto le cose più interessanti, quello che poi mi hanno fatto poter, mi hanno permesso di scrivere che Barbero ha imbrogliato non poco. E concludo così la premessa del mio libro, questo per darle un'idea. Se mi permette, le leggo 4 righe. Certo, prego, è La padrone. storia di questi prigionieri è diventata, a mio avviso, la più interessante e occupa circa un terzo di questo volume. Mi sono talmente appassionato che poi lo so. Ed è per questo che rivolgo il mio più sentito ringraziamento ai funzionari e al direttore dell'Archivio di Stato di Torino per il contributo che involontariamente hanno dato alla presente ricerca. Cioè li ringrazio perché mi hanno proibito di guardare i documenti e io sono andato a cercarne altri e ho trovato delle cose ancora più interessanti. Come si dice, professore, se si chiude una porta si apre un portone. Ecco, esattamente. Ma no, ma io so, devo conoscermi come carattere, questo No, cioè, divertimento finale non me lo volevo negare. Vi beh, ringrazio per come si dice, fare più uno sfizio che una massariga. questo. Va bene. Professore, prima di chiudere, volevo anticiparci qualcosa del nuovo lavoro che riguarda i civili, c'è cioè qualche notizia che ci vuole dare in anteprima, oppure si vuole tenere tutto per No, quando no, no, uscirà? posso anticipare perché ci ho lavorato. Allora, si tratta di andare a vedere che fine hanno fatto i domiciliati coatti in base alla legge Pica. A me interessava sapere quanti erano. E io ho una ricerca nell'unico archivio di Stato che ha tenuto questi documenti. Ho scoperto che non sono neanche completi, per motivi che spiego, non per motivi legati alla cattiva
manutenzione dei documenti. A Livorno hanno fatto un ottimo lavoro, quello, il meglio che potevano fare, e lì ci sono sette isole, sette località dove finiscono questi prigionieri. Io ne seguo la biografia, cosa succede, cosa non succede. Ed è stata una ricerca che mi ha fatto capire che circa 80.000 sono stati i domiciliati coatti in base alla legge Pica. 80.000 80.000. persone che partono dal meridione e vengono spedite nelle varie località, sono una cinquantina di province del nord Italia. 80.000. 80. 80.000, 80.000. È un Questo è botto. l'unico, questo è un risultato che ho fatto, ho pubblicato già in forma, cioè dandolo appino aprile quando l'ho scoperto, eccetera, facendolo circolare per via internet. Ecco, adesso non so come dirle dove lo hanno fatto circolare. Poi ho 80.000 fatto. 80.000 è un botto, eh. 80.000 è un Eh? botto. 80.000 è un botto. Sì, 80.000 è un botto. Poi ho fatto una ricerca analoga sull'archivio di Stato di Potenza, dove ho trovato, diciamo, l'attività della giunta provinciale che mandava al confino. Ed è l'unico archivio di Stato che ha mantenuto questi documenti. E anche qui ci sono dei motivi, però mi serviva questo per poter capire, ad avere la conferma se erano proprio 80.000. E lì, a dire il vero, mi aspettavo di trovare di più, ho trovato di meno, ma per motivi che poi sono riuscito anche a spiegarmi. Quindi io ho fatto un'analisi molto attenta di questi unici documenti che ci sono in due unici archivi di Stato. Uno è l'archivio di Stato di Potenza, l'altro è l'archivio di Stato di Livorno, che ci permette di avere informazioni su come venivano condannati, su quanti venivano assolti tra quelli che si presentavano a questo tribunale speciale e quanti poi finivano al confino e in che modo veniva organizzato il loro trasferimento e le difficoltà che avevano. Su questo io vorrei anche far notare una cosa: molto spesso io ho inseguito delle notizie su Novara, dove però non ho trovato niente, ho trovato delle cose interessanti, però per via indiretta, perché a Novara, a mio avviso, molti domiciliati coatti vengono spediti per lavorare nelle miniere e lì si prendono un sacco di malattie perché il lavoro delle miniere è un lavoro brutto, insomma, è pesante, eccetera. Lì avevano scoperto molte miniere d'oro, d'argento e di piombo. Vabbè, comunque, la parte finale del discorso che ho fatto, non solo questo tipo di analisi, ma anche il problema delle cosiddette, diciamo, stragi tipo Ponte Landolfo. Quanti sono morti? 13? E perché si dice che sono morti 13? Lì ho letto tutta una serie di altre di altri documenti, diari di persone che sono state pubblicate magari 100 anni dopo, 120 anni dopo. Insomma, tutte queste cose qui mi hanno fatto capire che il meccanismo di calcolo dei morti è falsato. Quando si brucia un intero paese, i morti non sono quelli che sono nel paese, perché quelli che restano nel paese sono pochi, ma sono quelli che poi se ne vanno per le montagne e scorrazzano per le montagne come profughi, senza dimora, i quali possono finire anche per prendersi delle fucilate da parte dei soldati. E c'è un Quindi episodio tragico che succede in questo paese dove c'è questo Nicola di Nola, che è un subdiacono destinato a fare. Di di Venafro, Venafro. il quale riferisce di aver visto i soldati a cavallo tornare dopo aver avuto una giornata in cui hanno avuto uno scontro con briganti, e lui ha visto qual è il bottino che portavano. E c'erano vesti, sembrava praticamente più che altro il corredo di spose.
questi evidentemente lo scontro ce l'hanno avuto con un gruppo di sbandati che andava in giro per la No, ma campagna, rubacchiando probabilmente per poter mangiare. lo dice il diacono, che praticamente in quel diario un pezzetto che ha riportato Gigi Di Fiore, lo dice praticamente che erano degli sbandati dei fuggiaschi di Ponte Landolfo. Ma quindi anche su Ponte Landolfo può aprire una parentesi. Secondo voi anche lì Barbero ha detto cose inesatte, oppure come Carmine Pinto, perché sono cose che No, già si vabbè, sapeva. su Ponte Landolfo c'è questa pretesa di dire che siccome sono 13 che sono stati segnati nel registro dei morti, ma il problema vero è, sono 13 perché sono 13 persone che vanno dal prete in qualche modo o per i funerali o per l'estremunzione. È chiaro che il prete ha testimonianza di quelle morti e le registra nel suo registro. Ma se quelli sono sbandati nella montagna, vengono uccisi e nessuno li porta in paese perché vengono lasciati lì o vengono seppelliti in una fossa comune, come fa a trascriverli nel registro un prete? Sì, ma Quindi andare Barbero. ad affidarsi a un registro di una parrocchia per sapere qual è il numero esatto dei morti è malafede, perché il Sì, quello meccanismo è sappiamo molto più bene la storia di complicato. quel prete, ma poi, come abbiamo detto prima, i registi piemontesi, ma come tutti i vincitori li alteravano. Ma poi, professore, su Ponte Landolfo e Casalduni, forse sarò idealista, forse sarò mi. Mi attacco al mito. Là ci sono le pietre che parlano. Quando parlano le pietre c'è poco da fare. Ma sì, ma c'è anche Ferrara che dice che sulla nave ha trovato un capitano sconvolto per quello che aveva dovuto fare. Ma poi la stampa straniera. Ma sì, ma ci sono tante cose. Io voglio ancora in questa seconda parte, come lei spero abbia capito, io sia riuscito a far capire, No, fin troppo bene, ha capito. si è scritto tanto dei briganti, dei combattenti, sì, in altra. Sinceramente, io ho voluto concentrarmi delle persone di cui non si è scritto niente, perché mi interessano, per esempio, i resistenti passivi dell'esercito. È una cosa su cui nessuno ha mai scritto niente. E io lì ho voluto indagare. Sono d'accordo, anche perché, professore, il tuttologo non è che fai un libro di sì, ma poi. brigantaggio e tratti tanti argomenti. Il tuttologo non si può fare. E Allora, poi ho. concentrarsi come ognuno si deve concentrare su quello che desidera fare, sul suo, Ok. e poi dopo si fa una biblioteca, si fa un archivio, si mette tutto insieme e ognuno Ma col proprio. poi anche Praticamente. sulle vittime civili, io voglio interessarmi delle vittime civili cosiddette imbelli, cioè le persone che non c'entravano niente, che molto spesso non avevano nessuna responsabilità tranne che una parentela oppure qualcuno che li denuncia per malignità, per altra cosa. Vabbè, con la legge Pica questo avveniva sistematicamente. Sì, ma infatti ci sono anche i militari che lo ammettono. Comunque, Sì. l'ultima cosa sui briganti che vorrei fare io è una cosa molto semplice ed è un'operazione. Io ho due registri di, come si dice, elenchi onomastici, cioè nome e cognome in ordine alfabetico di briganti. Sono per all'incirca 25.000. Però da altre fonti io ho fatto già un primo lavoro, ma l'ho fatto su 200 nominativi di briganti. Ho scoperto che di questi nominativi di briganti che si trovano in altri documenti, solo il 10% si ritrovano in quella lista di 25.000. Ora, 200, ho detto, per trarre delle conclusioni, sono pochini. E allora sto lavorando per arrivare a 1.000 nominativi ricavati da altri documenti, in modo da poter paragonare questi 1.000 a quei 25.000 e vedere in che percentuale i 1.000 trovati per vie traverse sono presenti tra i 25.000, in modo da poter fare una stima del numero dei briganti effettivi. Beh, professore, c'è da dire questo. Lei parla dei dimenticati. Noi abbiamo fatto un'operazione a Scurgola Marsicana 2 o 3 anni fa, grazie al sindaco, che ora non è più Olimpia, adesso non ricordo il nome e cognome, ma soprattutto dell'assessore Francesco Tortora, per la famosa strage di Scurgola Marsicana del 23 gennaio del 62. Praticamente
lì è uscito fuori che più di 100, quasi 100 persone sono certificate che sono state trucidate nella Chiesa dell'Anime Sante. Però poi ci sta un altro dato che nessuno riesce a capire, di come 300 furono arrestati e portati al carcere di Avezzano, poi portati al carcere dell'Aquila sono spariti, i nomi sono spariti, non si sa che fine hanno fatto. Ecco, mi permetti di raccontare una vicenda umana di cui non ho parlato in questo libro perché vorrei approfondirla. È un soldato di Salerno, Colasino Carmine. Colasino Carmine non era soldato dell'esercito, non era stato sorteggiato, non si era arruolato volontario. Cosa gli succede? Che a un certo punto arrivano i garibaldini in Sicilia e conquistano la Sicilia. Lui è ancora convinto che la Sicilia sarà riconquistata. È successo altre volte che il re abbia perso una parte del regno e poi l'ha riconquistato. E quindi non si preoccupa. Ma quando viene a sapere che 22.000 nuovi garibaldini, che poi sono soldati dell'esercito piemontese, autorizzati a, tra virgolette, disertare, sono arrivati in Sicilia e che Garibaldi si sta apprestando ad andare oltre lo stretto ad attaccare il regno, lui decide che la patria ha bisogno di tutti e lui per primo si arruola nell'esercito. Quindi non è uno che ha la vocazione a fare il militare, non è uno che è stato costretto a fare il militare. A un certo punto lui si fa il suo mese di addestramento ed è pronto il primo ottobre, se non sbaglio, adesso a combattere e fa la sua battaglia nel Volturno. Fa la sua battaglia nel Volturno e viene catturato, viene portato al nord e qui gli si dice che in base alla legge della Sardegna il giuramento, cioè il giuramento, cioè l'obbligo che ha assunto con il regno delle due Sicilie per fare il servizio militare e viene ereditato dal regno di Sardegna e lui deve fare il servizio militare di 10 anni per il regno di Sardegna. Vi mettete nella condizione psicologica di questo poveretto che è andato in soccorso della sua patria e poi si trova a servire colui che, diciamo, la sua patria l'ha Sconfitto. annullata, l'ha cancellata e lo ha sostituito con una patria in cui lui non si riconosce. Ecco, io non ho scritto in questo libro perché vorrei approfondire le indagini e non è da escludere che vada a cercare a Napoli, prima di pubblicare il libro sulle vittime Quindi, civili, notizie di questo personaggio. professore ci ha dato ci ha detto un inedito allora. Sì, le ho detto un inedito, ma mi incuriosisce molto. Io mi metto psicologicamente dalla sua parte. Quanto mi arrabbierei io se mi trovassi in questa situazione? E se mi ero arruolato all'ultimo minuto solo per salvare la patria, non ce la faccio, pazienza, voglio dire, ma ho fatto il mio dovere, però sono costretto a servire nell'esercito per quello che io volevo, per quello che sostanzialmente ha annullato la patria per la quale io mi ero arruolato. Beh, professore, Io credo che impazzirei per questo. professore, più che incavolatura, bisognerebbe dire il dramma che ha vissuto Sì, questo ma personaggio. è da follia, essere Certo. costretto è da follia. Ma è un esempio sul piano umano delle tragedie che ci sono dietro molto spesso, tragedie identitarie che ci Ma sono dietro il rifiuto di che poi, professore, misurare. dietro la tragedia di ogni individuo, alla fine si nasconde la tragedia globale, la 360 gradi, no? Quindi, Sì, ma un professore. individuo ti fa capire spesso che sentimenti analoghi sono in Certo, tutti, anche certo. se più forti o meno forti o non fanno le scelte che fa lui, e lì io onestamente mi ci Vabbè, riconosco e dico, ma poi se dovesse essere, se fosse successo a me, io sarei impazzito in quelle prigioni dove mi hanno messo perché mi rifiuto di giurare, perché poi è uno di quelli che si rifiuta. ognuno a suo modo, dico, Sì, ha sì. vissuto. Professore, niente, io siccome dovevamo fare poco, ma alla fine, come vedete, abbiamo fatto tanto, e qua Sì. staremo ore a parlare con voi. Allora, io vi ringrazio tantissimo della sua disponibilità. Ringrazio Pino che
Pino Aprile che ha parlato bene di noi e ci ha permesso che voi questa sera state qui presente. Voi avete fatto un guaio, però mi avete detto in separata sede che siete esperto nel 99. Adesso ho visto pure Gian Battista Vico. Io credo che vi disturberò altre volte per fare altre trasmissioni su altri argomenti e quindi vi Vabbè, io sequestrerò. posso darvi la mia disponibilità e Ma ci dire che sono mancherebbe. felice di parlare di queste cose, perché a qualcuno queste cose uno le deve consegnare perché No, si vabbè, trasmettono. professore, voi avete fatto un qualcosa che va al di là, veramente avete, dopo questa, dopo uno, veramente avete fatto un qualcosa che rimarrà, che veramente, come dire, forse la picconata più importante fino ad ora del muro di gomma che è stato creato da 160 anni a questa parte. Io. Non so se sia la picconata più importante, spero che sia una picconata, No, ma la questione che il muro l'abbia sentita. è molto delicata la questione Fenestrelle come altro. Comunque, professore, io vi saluto e vi ringrazio di potervi intervistare e chiacchierare con voi per altri argomenti. Sicuramente sarete qui. Grazie ancora e Io buona serata. ringrazio voi innanzitutto perché questo per me è un'occasione di comunicare, diciamo, cose che ho appreso e che ho preso non per tenermele per me, ma per farle conoscere. Come si dice, professore, quello che uno tiene per sé lo perde per sempre, quello che dona agli altri lo trattiene per sempre.